Cari amici, vogliamo trattare un argomento che solo raramente noi sentiamo parlare e sembra che quando sentiamo i religiosi parlarne ci venga fatto credere che siamo abbastanza buoni da andare in paradiso, se non proprio in paradiso, magari andiamo in purgatorio, poi se troviamo qualcuno che ci fa dire delle messe, potrebbero anche riuscire a toglierci dal purgatorio e mandarci in paradiso. Naturalmente questo non è il Vangelo di Cristo, non è la parola di Dio. Qui nel libro del profeta Isaia, dal momento che tutta la scrittura è divinamente ispirata, sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono parola di Dio. E qui leggiamo così perché Dio non cambia. Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen. Nel capitolo 55 del libro del profeta Isaia, noi leggiamo questo. Dal capitolo 55 ai versi 6 e 7 leggiamo così: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Queste sono parole di Dio dettate al profeta Isaia. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, perché arriveranno i momenti che noi saremo così travagliati che non avremo più il pensiero, la mente lucida da cercare Dio. Ricordo quando ci fu il terremoto nell'Irpinia, c'erano delle persone che hanno fatto vedere anche in televisione che invece di raccomandarsi a Dio per la protezione, bestemmiavano Dio perché gli aveva fatto venire un terremoto. Però prima di quello, quella gente non si curava nemmeno lontanamente di quello che dice Dio. Si sono ricordati di Dio nel momento della calamità, ma non per invocarlo, per chiedere aiuto, ma per bestemmiarlo. Sembra che quando le cose vadano bene ringraziamo Padre Pio, quando le cose vanno male allora bestemmiamo contro Dio. Crediamo veramente di farla franca? Crediamo veramente di farci gioco di Dio? Cari amici, cercate il Signore mentre si può trovare. Oggi è il giorno della salvezza. Questo è il momento che noi dovremmo cercare Dio prima che arrivano i tempi difficili, i tempi duri. E poi dice così: lasci l'empio la sua via. Lasci l'empio la sua via. Siamo empi, siamo peccatori e Dio vuole che noi lasciamo la nostra via peccatrice e dobbiamo avvicinarci al Signore. Lasci l'empio la sua via. Alcuni credono che sono abbastanza buoni da andare in paradiso. Altri addirittura credono che sono troppo peccatori per potersi raccomandare a Dio. Nessuna di queste due cose sono vere.
Dio è giusto, ma egli è anche misericordioso. E se noi andiamo a Dio con arroganza, lui ci giudicherà secondo la sua legge. Se andiamo a lui con umiltà, chiedendo perdono e cercando di lasciare la nostra via peccaminosa di falsità, di abominazioni, di adulterio, di fornicazioni, di latrocinio, lui ci perdonerà tutti i nostri peccati. E un giorno, quando finirà questa vita terrena, ci porterà a vivere con lui nel cielo per l'eternità. Ma quelli che rifiutano di ascoltare Dio non avranno scampo, cari amici. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. I pensieri dell'uomo iniquo sono pensieri iniqui, sono pensieri peccaminosi. Come ho detto prima, bestemmiano Dio continuamente, fanno le loro, voglio usare una parola volgare che si usa continuamente, fanno le loro porcate, di qualunque cosa si tratta, sono cose peccaminose che Dio non può sopportare. E quando una cosa Dio non la può sopportare, lui volta lo sguardo da un'altra parte per non guardare quella creatura peccaminosa che non ha rispetto neppure di Dio. Ma se poi andiamo a guardare, per esempio, alla parabola del figliuol prodigo, della quale Gesù ci parla, questo figlio che era membro della famiglia si era allontanato, si era fatto dare la parte dei beni che gli spettava e se n'è andato a mangiare in un paese lontano a divertirsi, e quando aveva speso tutto il suo denaro non aveva più neppure un centesimo per comperarsi un panino. Andò a dare da mangiare ai maiali. Fu assunto da un contadino che aveva dei maiali, e lui, un uomo che aveva in abominio i maiali, si è dovuto umiliare, è stato umiliato di dover andare a dare da mangiare ai maiali, una cosa abominevole per gli ebrei. E Gesù porta questa parabola proprio per dire: era arrivato al punto più miserabile della sua vita, e fu in quel momento che egli tornò a sanamente, si può dire, a ravvedimento, e disse: quanti servi in casa di mio padre hanno cibo e vestiti in abbondanza e io qui sto morendo di fame. Ora farò una cosa, andrò a casa di mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere trattato come un figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ma il padre, quando sentì che il figlio lo vide da lontano, che stava tornando a casa, gli corse incontro, l'abbracciò, e non gli fece neppure finire la frase di ravvedimento, di perdono. Lo abbracciò e gli disse: figlio mio, t'ho ritrovato, eri perduto ma t'ho ritrovato. Lo portò a casa, gli mise i vestiti nuovi addosso, gli mise l'anello al dito e chiamò i suoi amici per fare un banchetto, per fare una festa, perché dice: questo mio figlio era perduto ma è stato ritrovato.
era morto, ma ora è vivo. E questa parabola Gesù la porta per ciascuno di noi. Noi siamo sue creature, però ci siamo allontanati da Dio e abbiamo perso quello che Dio aveva stabilito per noi. A volte anche i cristiani si allontanano da Dio, dalla sua parola, un atto di rabbia, e non vogliono andare più in chiesa, non vogliono più sentir parlare di Dio. Però al momento opportuno, quando noi vediamo che non c'è nessun'altra via d'uscita, torniamo a sanamente, chiediamo perdono a Dio, torniamo a casa di nostro Padre, il nostro Padre misericordioso che ha mandato il proprio Figlio Gesù, l'unigenito di Dio, a morire per noi sulla croce. E Lui ci perdonerà, Lui ci laverà di ogni peccato, ci darà la vita eterna. Cari amici, Dio vi sta aspettando. Dio vuole che voi torniate a casa come ci siamo tornati noi. E se voi volete, noi abbiamo un luogo di culto a Frosinone, in via Fedele Calvosa numero 62, poco dopo l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale nuovo. Ogni domenica mattina alle ore 10:30 ed ogni giovedì sera alle ore 20 noi abbiamo degli incontri di studio biblico, di preghiere e anche di adorazione a Dio. Siete liberi di partecipare alle nostre funzioni. Se volete ulteriori informazioni, il mio numero di cellulare è 338 190 37 61. E prima di chiudere voglio fare una preghiera con voi, quella preghiera che voi dovreste fare a Dio, rivolgere a Dio per il perdono dei vostri peccati, in modo che da questo momento potrete essere salvati. Seguite con me questa preghiera. Caro Dio, credo che sei il creatore dell'universo e credo anche che sei il Padre del Signore Gesù Cristo. Io credo di essere un peccatore e credo che da solo non riesco a fare bene la tua volontà. Perciò vengo a te e ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Aiutami a crescere nelle tue vie, aiutami a seguire il tuo Evangelo. Da oggi in poi aiutami a fare la vita, ad essere quel cristiano che tu vuoi che io sia. Perdona ogni mio peccato, lava l'anima mia e il mio cuore da ogni peccato e ristora la mia vita verso di te, nei tuoi confronti. Ti ringrazio, Padre, grazie per il perdono dei peccati, grazie per la salvezza, grazie per la vita eterna, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Quindi, cari amici, vi aspettiamo, come ho detto, via Fedele Calvosa 62, la domenica mattina alle 10:30, il giovedì sera alle ore 20, il mio numero di cellulare è 338 190 37 61. Speriamo di vedervi presto con noi. Dio vi benedica e grazie per l'ascolto.